E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi ragazzi vi voglio parlare della prima modifica importante che ho fatto alla moto. Ve ne parlo dopo 6.000 km che l'ho fatta fare, anzi forse un po' di più. Quindi ho già testato un bel po' il funzionamento di questa modifica che ho fatto e devo dire che mi sono trovato molto bene. La moto diciamo che è cambiata davvero in lato positivo e adesso vi spiego un po' quello che sono andato a cambiare. È già vero che comunque sono già andato a cambiare un po' di cose, ad esempio ho fatto rifare la sella, ho messo qualche accessorio qua e là, però diciamo che non sono mai andato a fare modifiche diciamo quasi strutturali sulla moto. Qua diciamo che ho fatto una modifica diciamo strutturale, ovvero sono andato a cambiare il monoammortizzatore, ragazzi. Perché l'ho cambiato? Perché è quello di serie, perché avevo su ancora quello di serie, lo sentivo molto scarico, quindi nonostante avevo tirato su tutta la, il precarico e tutto, era comunque, lo sentivo un po' scarico. Sono andato dal mio meccanico, gli ho chiesto se si potesse revisionare, lui mi ha detto guarda, quelli i monoammortizzatori di serie non si potrebbero revisionare, c'è chi lo fa perché c'è un famoso diciamo sospensionista che va appunto a revisionare anche, grazie, ottimo, c'è un famoso sospensionista che va a revisionare anche quelle di serie, però mi ha detto che per farlo bisogna andare appunto a trapanare il tutto e così, e poi mi fa il mio meccanico, io non te lo consiglierei perché magari lo fai, dopo 2 o 3 mesi ti ritrovi ancora con l'ammortizzatore un po' scarico. Quello che abbiamo fatto è andarlo proprio a cambiare questo monoammortizzatore e diciamo andando a valutare un po' la qualità prezzo, quello che avevo già scelto io, ma quello che mi ho consigliato anche a lui, era il Gubellini, un monoammortizzatore Gubellini. Vi metterò comunque anche il link in descrizione, monoammortizzatore che comunque fa fare un salto di livello alla moto importante dal livello appunto delle sospensioni, perché rispetto a quello originale è molto molto più diciamo di fattura più buona, fatto meglio, e quindi abbiamo optato appunto per questo monoammortizzatore Gubellini. Questo si può revisionare, anzi lo revisiona direttamente in Gubellini, ogni 20.000 km si manda a revisionare e si fa appunto il cambio degli oli e dei gas che ci sono dentro. Dopo 6.000 km io ve lo consiglierei tutta la vita, perché va a rendere la moto molto più confortevole. Poi a tutti tutte le regolazioni che aveva l'altro, anzi di più, questo ha il precarico, questo ha anche la compressione, quindi abbiamo precarico e compressione, mentre sull'altro avevo solo il precarico e non la compressione, quindi uno step in più. Al suo bel manopolino per il precarico, a tutto quello che aveva il primo, più appunto la compressione, e più Gubellini
questo qua è quello che ho preso io, che viene fuori circa sugli 850 euro, una roba del genere. Però volendo potete andare a prendere anche quelli un po' più avanzati, con spendendo un po' di più sempre da Gubellini. Oltre a Gubellini ci sono altre marche, non vi dico andate a prendere proprio quello di Gubellini, perché c'è anche Hollins, cioè ci sono varie marche che fanno monoammortizzatori. Però per me, a mio avviso, è una modifica davvero da fare, molto molto consigliata, prima di andare magari a spendere soldi, ragazzi, per vari scarichi così. Io consiglierei prima di tutto, ragazzi, monoammortizzatore nuovo. Appena si scarica quello vecchio, andate a prenderne uno aftermarket. A me ha cambiato praticamente la moto, perché è davvero, appena mi sono seduto su, è molto ma molto più sostenuta rispetto a prima, e diciamo un acquisto che rifarei, perché sono andato a migliorare quello che è la moto, che già di suo è ottima, ma sicuramente per uno che viaggia tanto, diciamo, il comfort è quello che va ricercando. Quindi quando sente che, diciamo, la moto di serie non funziona più come prima, perché è normale che una sospensione, che un monoammortizzatore va a scaricarsi, va a perdere quello che è un po' il suo funzionamento dopo tanti chilometri, diciamo, viene a mancare quello che è il comfort di guida, soprattutto sulle lunghe percorrenze. Quindi, ragazzi, io penso che acquisto che rifarei mille e altre mille volte, è un acquisto che consiglio, anche se a me, ragazzi, non mi pagano per dire questo, non mi paga né Gubellini, né il mio meccanico, né nessuno. Quindi, ragazzi, adesso siamo qua da Wheel Up, non mi paga neanche Wheel Up. Io, ragazzi, giunti in questo momento, vi ringrazio per aver visto questo video. Spero che vi sia interessato, magari vi faccio vedere qua e là qualche spezzone del monoammortizzatore. E niente, vi ricordo di iscrivervi al canale e alla prossima, ciao ciao!